trovare e uccidere se necessario Ronaldo Junior, con i vestiti sporchi, la maglia bianca Supreme completamente sporca. Non abbiamo un posto dove poter dormire. Oh, li ho trovati, ragazzi! Fermi! Polizia di Los Angeles! Ronaldo Junior, ti ho trovato! Alza le mani in alto! Sei ricercato da quattro paesi dell'Unione Sovietica, due dell'Unione Europea e quattro stati dell'America. Ciao a tutti pagliacci e pagliacce, qua è Megozzo e ben ritrovati a Bamba sul mio canale, su questo nuovo importante video per me, per voi e per tutti coloro, anche se adesso siamo veramente pochi ragazzi a seguire ancora la vita reale da calciatore, da bambini, insomma, questa fantastica serie che è piaciuta a tanti e mo non si sa perché, ma non vi piace più, a cui non la vogliono più vedere. Quindi, se non la vedete più, ragazzi, significa che non vi è mai piaciuta. Io la penso così, che era giusto una cosa di passaggio che dovevate vedere, perché chi la vede ancora significa che gli è davvero piaciuta. Ragazzi, non spaventatevi perché questo video sarà speciale, perché impersonificheremo ben tre persone. Ronaldo Junior è un personaggio a sorpresa alla fine. Dato che le cose si stanno complicando, avete anche letto dal titolo Ordine esecutivo trovare e uccidere Ronaldo Junior per quello che ha fatto, perché nello scorso video, ragazzi, ha quasi ucciso una guardia, è scappato, ha fatto il bordello e quindi sapete le cose come sono in America e Ronaldo Junior adesso rischia seriamente. Poi ovviamente noi ci mettiamo sempre un pizzico di GTA nella serie, che sennò non avrebbe senso, dato che la serie è su GTA, quindi vi lascio capire a voi. Vi ricordo, guardate il video fino alla fine perché ha subito. Troverete le 5 persone che saluto a fine video su Instagram, quindi basta che mi cercate @ArianAntony, potete avere la possibilità di essere salutati. Quindi passateci, ragazzi, così vi posso salutare. Sapete che ci tengo, quindi mi raccomando, seguitemi, link in descrizione. E poi scoprirete anche a fine video chi è il personaggio misterioso che impersonificheremo. Bene, ragazzi, come vi ho detto qualche secondo fa, le cose sono un po' articolate in questo video perché ci saranno tre personaggi principali e due se e uno secondario che impersonificheremo in questo episodio. Allora, lasciate che vi spieghi cosa sta succedendo. Vabbè, allora, tutti sanno che Ronaldo Junior è scappato. Infatti, i paramedici sono qui, ragazzi, per cercare di curare il povero poliziotto che è stato aggredito dal colpo segreto. Vabbè, voi ci scherzate, ragazzi, ma il colpo segreto di Ronaldo Junior ha salvato Ronaldo Junior da situazioni veramente disastrose. Anzi, in questa situazione ha addirittura aiutato Ronaldo Junior a scappare via. Cioè, quindi rendetevi conto della potenza di questo colpo micidiale. Dai, allora, come vedete, Ronaldo sta cercando non so, di scusarsi, forse sta trovando una scusa con lo sceriffo, quindi quello che manda avanti la baracca, dicendo com'è possibile che non abbiamo visto Ronaldo Junior scappare. Ronaldo sta dicendo che lui dormiva e Ronaldo Junior è scappato forse con Jasmine, così si stia pensando, perché ragazzi, a questo punto siamo in carcere, tanto vale dire la verità, anche perché potrebbero essere seriamente in pericolo. E la stessa Samantha, ragazzi, la mamma vera di Ronaldo Junior, si sta preoccupando perché ora le cose sono veramente disastrose, perché loro hanno avuto un ordine esecutivo di trovare e uccidere se necessario Ronaldo Junior e Samantha si sta veramente preoccupando e si sta preoccupando anche Ronaldo, ragazzi, perché siamo dietro le sbarre e non possiamo fare niente, niente, cioè capite qual è il disappunto in cui si trovano adesso i nostri personaggi. Veramente strana la questione, perché lo sceriffo ovviamente si trova di fronte a una situazione in cui Ronaldo Junior ha commesso tanti crimini già in passato, che forse è meglio se non sapesse quelli che ha già combinato, le auto, meglio se non lo sa, se no sarebbe direttamente da mettere in prigione e buttare la chiave. Per cui ora Ronaldo si sta preoccupando insieme a Samantha, stanno cercando di convincere di non uccidere Ronaldo Junior, perché sicuramente lui scapperà. Ha anche resistenza ai pubblici ufficiali di Los Santos e la cosa sarà veramente grave. Per cui non sappiamo come andrà a finire questa situazione, ma la situazione qui alla caserma, ragazzi, è questa. Adesso switcheremo e vedremo com'è la situazione per Ronaldo Junior. Ok, ragazzi, come vedete, in questo momento siamo Ronaldo Junior e molti di voi si stanno chiedendo la situazione in cui si trova il piccolo Ronaldo Junior in questo momento e che è costretto a passare. Come vedete, ragazzi, Ronaldo Junior sta veramente passando un brutto periodo. Anzi, delle brutte giornate con i vestiti sporchi, la maglia bianca Supreme completamente sporca, da dietro sporco, i pantaloni sporchi, insomma,
Ragazzi, siamo completamente sporchi. Non abbiamo un posto dove poter dormire. Ho cercato di trovare un posto decente per Jasmine e soprattutto un posto dove poter nascondere la Lamborghini Urus, perché ovviamente abbiamo usato quella per scappare. Non dormo da tanto tempo, ragazzi, per fare la veglia a Jasmine. Per fare la veglia ancora arrivano delle pattuglie della polizia e ci troviamo seriamente nei guai. Tra l'altro siamo in un posto veramente orrendo, perché chi si ricorda, ragazzi, in questo posto, in questo motel, c'erano dei fantasmi, c'erano delle storie di paura passate che abbiamo anche affrontato con Ronaldo Junior in alcuni episodi. Per cui, ragazzi, non è nemmeno il massimo dormire in questo motel abbandonato dove ci possono essere barboni, pazzi, criminali e chi più ne ha più ne metta. Ma ragazzi, non possiamo dormire in macchina perché comunque è proprio disumano. E quindi sto cercando un attimino di ritrovare Jasmine, perché ragazzi l'avevo accompagnata in una stanza dicendole di andare a dormire, che l'avrei raggiunta. Cioè, guardate la stanchezza proprio di Ronaldo Junior nel non riuscire neanche a poter correre, ragazzi. Guardatelo, non ce la fa più, sta per cadere a terra. Ecco ragazzi, direi che abbiamo trovato Jasmine, non le voglio sparare la luce in faccia, perché l'unica cosa positiva in tutto questo è che abbiamo trovato una luce un po'... Aspetta, no, ce la fai? Ecco, sì ragazzi, un po' rotta, però abbiamo trovato una luce. Cioè, come vedete, siamo costretti a stare in questo spazio piccolo, che tipo questo doveva essere il bagno una volta. Invece ragazzi non ci sta più niente. Quindi siamo costretti a vivere in questo spazio piccolo perché non abbiamo più idea di dove poter andare. E dovrei mettermi a dormire anche io con Jasmine, ragazzi, perché è tardi. Io spero non arrivi nessuno, perché come sento le sirene, ragazzi, mi alzo, perché ormai, da quello che ho capito, siamo ricercati a tutti gli effetti. Quindi dovrei andare a dormire e mettermi un po' qui e cercare di riposarmi. Ronaldo Junior, riposati. Ragazzi, a questo punto perfino un bambino come Ronaldo Junior ha bisogno di dormire. Mi sono messo accanto a Jasmine, non so quanto potremo durare insieme, ma comunque dormendo per terra è inevitabile di sporcarsi mani, vestiti e tutto il resto. Per cui ora come ora sembriamo dei barboni, perché non abbiamo una casa, non abbiamo niente, siamo ricercati, cioè. Quindi ora penso, tra l'altro anche dei idratati, non beviamo da quasi un giorno, perché non abbiamo soldi, non abbiamo niente. Cioè, c'avevamo quel poco Jasmine, ma abbiamo quasi finito tutto e preferisco tenerli per domani. Quindi ragazzi, a questo punto, Ronaldo Junior, forse è meglio se ti riposi. Come vedete, stiamo impersonificando l'ultimo personaggio di cui vi avevo parlato all'inizio del video, quando ho detto che ci sarebbero stati tre personaggi e l'ultimo sarebbe stato secondario. Vi faccio vedere il veicolo e poi da qua capite tutto. Esattamente ragazzi, siamo dentro un'auto della polizia e siamo un poliziotto. Abbiamo ricevuto la chiamata da dei nostri colleghi e stiamo andando sul posto per occuparci del caso famoso di Ronaldo Junior. Infatti mi hanno detto di recarmi subito alla posizione che mi hanno fornito, perché pensano di avere dei sospetti. Per cui ci stiamo sbrigando, stiamo andando dove ci hanno chiesto di andare. Vedremo se troveremo qualcuno. Ci sono comunque dei nostri colleghi che stanno aspettando sul posto. Ok ragazzi, vedo la pattuglia, ecco, sono i colleghi poliziotti, ok. Direi ragazzi che siamo un pelatone abbastanza incazzato e incallito, che vuole arrestare Ronaldo Junior. Guardate con che pose, ragazzi, cammina. Ciao colleghi, bella, che si dice? Tutto a posto, tutto bene? Allora, non sto capendo perché stanno praticamente litigando. Mi stanno dicendo che hanno trovato la Lamborghini gialla con cui sono scappati, che dovrebbe essere quella là dietro. Sì, è quella là dietro, là in fondo. Pensano che Ronaldo Junior è la persona con cui siano scappata, perché ancora non ho capito bene chi sia. Voi intanto prendete il numero della targa e assicuratevi che sia quella la marca. Insomma, faccio io la parte più sporca. È stata segnalata alla polizia, il collega qui sta avendo sui tabulati, ragazzi, e sembra proprio essere questa la Lamborghini gialla con cui sono scappati, deve essere questa. Quindi non sono molto lontani, non saranno andati molto lontani se ci hanno sentito. Per cui diamo un'occhiata in giro, vediamo un po' di trovare qualcuno, se c'è qualcuno sempre, perché potrebbe essere totalmente vuoto questo posto. Pistola alle mani, ragazzi, perché non possiamo rischiare nella maniera più assoluta di crepare. Mani in vista, metta le mani in vista, ho detto, sarò costretto a spararle. Ragazzi, forse sto facendo un po' una scena teatrale, ma penso sia una barbona. Ehi, oddio, mi ha visto. No, 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 sono un poliziotto, sono un poliziotto, non si preoccupi. Sono un poliziotto, sto cercando il bambino scomparso. Ok ragazzi, forse ho fatto prendere paura, mi scusi. Ok, vediamo, oh, qui ci sono altri. Mani in alto, mani in alto, ho detto. Ah, ragazzi, a quanto pare penso siano, a quanto pare sono solamente barboni.
Sì, qui ce n'è un altro, ma no, non c'è Ronaldo Junior, ragazzi, sono solo barboni questi. Ok, ragazzi, forse siamo vicini a qualche soluzione di qualche tipo. Vediamo se c'è qualcuno qui dentro. No, sembra essere totalmente buio. Oh, li ho trovati, ragazzi! Fermi! Polizia di Los Angeles! Cioè, volevo dire di Los Santos! Alzate le mani! Sono già abituato! Alzate le mani in alto! Ronaldo Junior, ti ho trovato, alza le mani in alto. Sei ricercato da quattro paesi dell'Unione Sovietica, due dell'Unione Europea e quattro stati dell'America. Vabbè, ho improvvisato. Insomma, alzate le mani. Ragazzi, forse Ronaldo Junior non si sente per niente bene. E anche la ragazza con cui è scappato, non so perché abbia gli ok da solo in faccia, però. Questo è un arresto, ho l'obbligo di sparare se necessario. Alza le mani al cielo, come fa Goku quando parla, quando sta per fare la sfera Genkidama. Vabbè, comunque. L'episodio, ragazzi, finisce qui. Per cui dovete lasciare un bellissimo mi piace al video se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale. Ovviamente, per non perdere i prossimi episodi, attivate la campanella delle notifiche per scoprire come va a finire. Condividete il video con i vostri amici e dovete commentare, commentare, commentare se sì, il poliziotto spara a Ronaldo Junior, no, il poliziotto non spara a Ronaldo Junior. Per cui lo deciderete voi sotto nei commenti. Quindi se tenete a Ronaldo Junior, ragazzi, scrivetelo. Perché se no, ragazzi, il poliziotto penso proprio che lo faccia fuori. Per cui io spero il video veramente vi sia piaciuto e come vi avevo promesso, ragazzi, salutiamo le ultime notifiche di Instagram. Voglio salutare, ragazzi, Peppe Sarlo, Gianmarco Garofalo, Matteo De Simone, Simo0 2006 e The Real Carbons. Questi sono i 5 bomber di oggi che ho salutato. Quindi, se anche voi volete avere la possibilità di essere salutati, fate come il poliziotto che, mentre ha la pistola, viene comunque a seguirmi su Instagram, prende il suo telefono e viene qui a seguirmi su Instagram. Quindi, ragazzi, mi raccomando, fatelo così. Voi dite Omega non ci saluti mai, così ragazzi ho la possibilità di salutarvi. Venitemi a seguire, link anche in descrizione, basta cercare chiocciola Rialento. Direi che per questo video è tutto, ragazzi. Ronaldo Junior e Jasmine non si possono muovere per quanto sono stanchi. Io vi ringrazio a tutti per la visione e ci becchiamo al video di domani. Ciao!